Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Un fine settimana tragico, quello appena trascorso, sulle strade della nostra provincia. Lo scorso sabato, all'altezza del chilometro 10 della strada statale dell'Aprica, presso lo svincolo per la Valfrera, due motociclisti, un cittadino tedesco ed un 24enne originario di Sondrio, hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale avvenuto in fase di sorpasso attorno alle 17:40. Violentissimo l'urto fra i due motoveicoli, tale da non lasciare speranze di salvezza ad entrambi i centauri, morti, sembrerebbe, carbonizzati in seguito all'esplosione dei serbatoi delle proprie moto. Statale 39 da subito chiusa al traffico in modo da permettere anche la ricognizione della scarpata ubicata al di sotto della strada, dove si temeva fosse precipitata una terza persona coinvolta nel sinistro. Ipotesi poi dimostratasi fortunatamente errata. Prontamente accorsi sul posto i vigili del fuoco assieme alle forze dell'ordine per il ripristino del normale flusso veicolare, coadiuvati dalle squadre di ANAS e Soccorso Alpino. Alle operazioni hanno inoltre preso parte i mezzi dell'elisoccorso di Bergamo e Brescia. A temi di paura per un altro sinistro nel pomeriggio di ieri, lungo la SS37 in località Borgonuovo di Piuro, a poca distanza dallo svincolo della cascata dell'Acqua Fragia, per un tamponamento che ha visto coinvolti una Volkswagen Golf con targa tedesca ed uno scooter condotto da un giovane. Quest'ultimo, che avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori, è stato soccorso e trasportato via dall'ambulanza per le cure del caso.